Squadra Mobile 2, anticipazioni settima puntata, la pericolosa bugia. Anticipazioni Squadra Mobile 2, puntata del 25 ottobre, Guaraldi scappa. Andrà in onda mercoledì prossimo, 25 ottobre, alle 21.25 su Canale 5 la settima puntata di Squadra Mobile 2. La caccia a Claudio Sabatini continuerà ininterrottamente. A legarsi allo scontro tra Roberto Ardenzi e l'ex poliziotto della Narcotici ci saranno altre trame complicate. Mauretta rischierà di essere implicata in un difficile, quanto pericoloso, caso mentre Isabella D'Amato sarà in trappola. Al centro della prossima puntata di Squadra Mobile Operazione Mafia Capitale ci saranno anche le indagini sulla pubblica amministrazione corrotta di Roma. Nel primo episodio della settima puntata della fiction di Canale 5 Ardenzi riuscirà a restare illeso dopo lo scontro della sesta puntata. Il vicequestore riuscirà ad incastrare Guaraldi che verrà arrestato. Un nuovo colpo di scena però cambierà presto le carte in tavola. Il responsabile dei servizi segreti infatti mediterà la fuga. Nel frattempo il personaggio interpretato da Daniele Liotti riuscirà a far perdere le sue tracce. Daria sarà in fuga insieme a Sabatini, dopo essere stata scoperta dalla squadra. La poliziotta infatti, reintegrata in servizio, aveva aiutato Daniele Liotti facendo da talpa in questura. Claudio continuerà la sua ricerca dei diamanti rubati, deciso ad avere la sua vendetta e la rivalsa. Squadra Mobile Operazione Mafia Capitale, settima puntata, la nuova pista. Le anticipazioni di Squadra Mobile 2 svelano che Guaraldi pianificherà l'evasione dal carcere e verrà aiutato da alcuni complici. Nel frattempo la figlia di Ardenzi inizierà a indagare sul caso di uno stupratore seriale e lo farà all'insaputa del padre. Mauretta sarà in pericolo nella settima puntata del 25 ottobre di Squadra Mobile 2. Al centro del prossimo episodio della fiction in 8 puntate ci sarà anche Isabella. La poliziotta sarà braccata dal suo stalker e correrà un serio pericolo. Il personaggio interpretato da Valeria Bilello infatti sarà solo e non potrà contare sull'aiuto della squadra. Isabella, in pericolo anche nella sesta puntata di Squadra Mobile 2, riuscirà ad avere la meglio sul suo aguzzino? Roberto Ardenzi inizierà a fare notevoli passi avanti nell'indagine Mafia Capitale. Il vicequestore riuscirà a chiudere il cerchio intorno al personaggio dello Zoppo, un funzionario dell'architetto interpretato da Andrea Tidona. Roberto Ardenzi riuscirà a incastrare anche Claudio Sabatini, oppure l'ex poliziotto metterà le mani sui diamanti rubati pronto per iniziare una nuova vita all'estero? L'appuntamento perciò con gli intrighi, i tranelli, i drammi d'amore, i colpi di scena e le scelte di Squadra Mobile Operazione Mafia Capitale è per mercoledì prossimo, 25 ottobre, alle 21.25 su Canale 5.